Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Massimo Cacciari, filosofo. Buonasera, benvenuta Annalisa Cuzzocrea, giornalista politica di Repubblica. E buonasera, buonasera. Benvenuto Beppe Severnini, vice direttore editorialista del Corriere della Sera. Allora, Conte rivendica il successo di ieri in Europa e prepara la fase 2, la tanto discussa fase 2, sulla quale ci sono però ancora molte incertezze. Ma il Premier è oggi più forte? Subito dopo la pubblicità. Professor Cacciari, lei in vista di questo Consiglio europeo cruciale di ieri aveva detto che l'Europa ora si trova a un bivio fra ripartire o fallire. Che strada ha preso l'Unione europea? Beh, una via di mezzo che bisogna capire se sarà un'aurea mediocrita oppure le vie di mezzo che assommano i vizi degli estremi. Certamente rispetto anche a poco tempo fa, tante la crisi generale di tutti i paesi europei e la situazione difficile un po' per tutti, si è deciso che perlomeno il credito per la ripartenza, questo fund recovery, o come diavolo si vuol chiamare, sarà sostenuto da tutti, non sarà l'euro bond, ma qualcosa di simile. Quindi bene, quindi non possiamo che essere soddisfatti da questo punto di vista, però è tutto sub iudice, capisce? Perché bisogna vedere come in particolare il nostro paese uscirà, che cosa sarà questa fase 2 e come ne usciremo, perché ancora tutto è del tutto sospeso, non possiamo sapere con quali esiti possa risolversi questa l'emergenza sanitaria. Potrebbe essere una situazione talmente drammatica per l'economia del paese, per la sua produzione, per l'occupazione, eccetera, eccetera, da rendere insufficienti le risorse attualmente stanziate e quindi dover ulteriormente ricorrere a debiti, eccetera, eccetera. Quindi è tutto... la situazione al momento difficile. Bisogna vedere quando finisce questa fase di emergenza, come sarà organizzata la fase 2 e a quel punto quali saranno le risorse necessarie per una effettiva ricostruzione. Beh, quindi lei, per tornare ancora un attimo al vertice europeo di ieri, direbbe che il Premier Conte ha vinto questo primo round, perché giustamente lei ci ricordava che bisogna... Era una situazione generale di tutta Europa e tutta Europa ha vinto, tutta Europa ha perso, lo veda lei. Cioè, l'idea che sia stato Conte a vincere mi sembra semplicemente risibile. E tutti i paesi... Ah, abbiamo un problema di collegamento. Aspetti Cacciari, abbiamo avuto un problema di collegamento, cerchiamo di... No, dicevo, tutti i paesi particolarmente in situazione particolarmente critica erano sulla lunghezza d'onda poi proposta da Conte. Quindi direi che è stato un risultato non negativo, certo, non è stato... Ma che insomma bisogna capire adesso come si concretizzeranno tutti questi annunci che sono stati fatti ieri. Dipenderà dalla situazione, certo. Sono tutte vittorie di Pirro, diciamo così, al momento. Allora, perché fintanto che non abbiamo i dati precisi di come l'economia del nostro paese europea uscirà da questa situazione, e non possiamo averli perché non sappiamo nemmeno quando parte questa fase 2, chi aprirà, chi non aprirà, come facciamo a fare dei conti sensati? Se non abbiamo nessuna idea, nessun protocollo, nessun programma di come si avvierà questa fase 2, tutti quanti sono nella estrema incertezza, non sanno, nel mio piccolo riceverò, figurarsi al Corriere della Sera o lei,
decine di telefonate al giorno di imprenditori, commercianti, artigiani, eccetera, eccetera, che chiedono: ma sai qualcosa? Come sarà? Chi aprirà? Chi chiuderà? Quando? Come? Allora chiedo subito a Beppe Severnini, per te è abbastanza chiaro come sarà questa fase 2 e quando Salvini subito ieri alla fine del vertice europeo ha detto che è stata una disfatta, che è stato un fallimento e ha annunciato una mozione di sfiducia contro il ministro dell'economia Gualtieri. Questo messaggio passerà anche all'opinione pubblica italiana? Prima di risponderti sulla fase 2 e su Salvini, che è sempre in fase unica, lui è sempre in fase unica, volevo dire una cosa che, Lilli, che farà piacere a te e anche ai nostri, a chi ci sta guardando, che il professor Stefano Nava, che 10 giorni fa era con noi qui a 8:30, ha fatto 2 tamponi negativi, sta bene, è guarito e oggi è tornato a lavorare al Sant'Orso alla Bologna. Mi sembrava anche giusto aggiornare su una grazie per una averci buona ci hai dato una buona notizia. È stato il pneumologo di Bologna che è stato nostro ospite e che si era ammalato nell'esercizio delle sue funzioni di coronavirus. Quindi sta bene ed è tornato in ospedale. È tornato a lavorare, tutto contento di tornare a lavorare. Allora, rispondo su Salvini. Vedi, io il professor Cacciari l'ho ascoltato molte volte, 8:30, e so che era molto dubbioso e anche molto critico. Davanti a un vertice europeo che alla fine è andato meglio di quanto ci aspettassimo, è vero, noi abbiamo, purtroppo contiamo i decessi che sono un tristissimo modo di dare un'indicazione, però dobbiamo capire che non c'è solo l'Italia, noi abbiamo avuto 25.000 morti, una tragedia, la Francia ne ha 22-23.000, la Spagna, che ha meno popolazione di noi, ne ha 22.000, quindi è un problema che riguarda tutti. Allora, questo adesso vediamo cosa proporrà la Commissione il 6 maggio, perché quello è il punto. Quanti prestiti, quanto a fondo perduto, quando arriveranno? Però vedi, il professor Cacciari era molto critico: davanti i fatti cambiano e noi cambiamo idea, le persone normali e ragionevoli ascoltano, vedono passare. È così, se uno non cambia mai idea davanti ai fatti che cambiano, sbaglia, allora vuol dire che vuoi piantare grane, e mi dispiace perché secondo me Salvini aveva e ha ancora la possibilità di fare lo statista, è il capo dell'opposizione, dica: cerchiamo di uscire da questa cosa insieme, come possiamo aiutare? Pensate in bocca sua una frase: come possiamo aiutare? Ci siamo dentro tutti. Una cosa dico ancora, che però Salvini ha detto, e lì dobbiamo prestare attenzione perché lì il punto l'ha centrato: le cose non vanno solo annunciate ma fatte, i soldi devono arrivare agli imprenditori. Anch'io, Cacciari ha ragione, ricevo telefonate e email continuamente. I famosi 25.000 euro per le piccole imprese che passano dalle banche rischiano di diventare un grandissimo pasticcio, perché non sono un automatismo e gli imprenditori hanno disperatamente bisogno di una mano e di quei soldi. Se non volete dare una mano a Salvini, allora dargli ragione. Cerchiamo di non limitarsi agli annunci e di far arrivare i soldi. Le cose vanno fatte, non solo dette. Annalisa Cuzzocrea, siccome tu segui il governo tutti i giorni in tutte le sue azioni, anche minime, quelle più pubbliche, ufficiali e quelle meno, allora, siccome i numeri ormai sono chiari di questa pandemia da un punto di vista sanitario, ma da un punto di vista economico anche, almeno per il momento, poi speriamo che non peggiori, perché nel comunicato del Consiglio dei Ministri sul DEF oggi, allora, il governo ci dice che avremo un deficit quest'anno di meno 8%, il debito pubblico salirà al 155% del PIL e il deficit 10,4%, quindi questi sono numeri che ci devono solo spaventare. Ti sembra che questo governo però si stia preparando per dare le risposte che elencava prima sia Cacciari che anche Beppe Severnini?
Ci sta provando, Lilli, ci sta provando a partire da questa difficile trattativa che in Europa non è affatto conclusa, perché in questo ha ragione Massimo Cacciari, bisogna ancora vedere, Angela Merkel ha detto che quel fondo va finanziato e ci sono ancora differenze di vedute su come va finanziato questo recovery fund. Ci sta provando cercando di tenere unita la maggioranza e cercando di far capire anche ai più recalcitranti che con l'Europa bisogna trattare e non si può dire così non ci va bene. Bene, andiamo via, perché chiaramente ci sono due visioni opposte all'interno del governo, e sta facendo il possibile con il nemico di sempre, Lilli, che è la burocrazia italiana, che in molti casi non è riuscita a superare. Lo vediamo adesso, lo abbiamo visto per il decreto marzo, per i 600 euro che tardavano ad arrivare, lo vediamo adesso su questo decreto aprile che arriverà a maggio e che sul quale sta molto battagliando la maggioranza, ma sul quale ci sono anche degli impedimenti proprio tecnici. È molto difficile. I numeri che tu hai elencato sono numeri che io nella mia vita lavorativa non ricordo, e parlo di un PIL, di un deficit così alto, di un debito così alto e di un PIL che scende così. Io in 20 anni non ho mai visto questi numeri, né non li ha mai visti neanche chi è al governo adesso, nessuno, anche se ha avuto altre responsabilità nessuno, istituzionali. Dice Cacciari, nessuno li ha visti questi. Esatto, certo. E quindi ci sta provando in ogni modo. È importante quello che sta cercando di fare, tenere unita la maggioranza, perché senza quello non si va davvero da nessuna parte, però non è detto che sia così unita, perché se poi a quel meccanismo di stabilità dobbiamo aderire, non tutti i 5 Stelle sono ancora convinti di farlo. E qui ricordiamo che oggi 7 parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno votato insieme a Fratelli d'Italia, che aveva proposto un ordine del giorno per dire un no secco, chiaro al cosiddetto MES, anche se nel frattempo è cambiato, eccetera, eccetera. Professor Cacciari, dice Annalisa Cuzzocrea che il governo è solido, però non si capisce bene quanto solido. Allora le chiedo, siccome nel frattempo invece il leader di Forza Italia Berlusconi ha preso una posizione molto netta sia sul MES, dicendo che quei soldi, quei 36-37 miliardi, bisogna utilizzarli perché ci servono per la sanità, oltretutto sarà un MES con condizionalità molto soft, e questo però ha fatto molto arrabbiare i suoi alleati del centrodestra, Salvini e Meloni, tanto che Salvini si è chiesto, chiedete a Berlusconi se esiste ancora il centrodestra, visto che lui Berlusconi è praticamente con Prodi e Monti. Può essere una stampella in caso di necessità Berlusconi e Forza Italia? Ma mi permetta, Berlusconi può dire quello che vuole e al limite anche Salvini. Il problema è questo governo, perché al di fuori di questo governo, se questo governo va in crisi per qualche motivo, ora vediamo, si sfascia tutto. I dati lo dicono chiaramente, ma ci rendiamo conto, dobbiamo affrontare una situazione di questo genere, magari a settembre-ottobre ci troviamo in una situazione da elezioni anticipate, ma sarebbe il naufragio di questo paese. Quindi il problema è il governo, cosa fa il governo? Allora, prima di tutto, il governo deve dire con chiarezza che cos'è questa fase 2, deve dire i tempi, deve dire le modalità, deve avere un programma, non può dire vedremo a seconda di come va l'epidemia e basta. No, deve dire l'epidemia andando così succedono queste cose, si riapre secondo questi criteri, secondo queste garanzie, secondo queste sicurezze, eccetera, eccetera, si riapre questo, quest'altro, in questi tempi. Deve essere preciso quanto più possibile. Poi, ha ragione Severnini, deve dare liquidità. Non dire alle imprese, i 400 miliardi famosi sono 400 miliardi di garanzie, non di soldi, di garanzie, cioè la gente va in banca e la banca decide se dargli o non dargli il mutuo, non sono, mentre diverso il meccanismo del fund recovery se verrà finanziato adeguatamente dall'Unione Europea. Quindi questo è, hanno bisogno di liquidità per continuare, per sopravvivere. Ci sono imprese che hanno
che hanno preso, i cui membri, piccole associazioni, artigiani, eccetera, hanno preso i famosi 600 euro, hanno visto finora solo quello, 600 euro. Ci sono imprese commerciali che hanno migliaia di euro al mese da tirar fuori per affitti, luce, acqua, gas, tasse. Le tasse sono state semplicemente rinviate, perché non dicono, secondo determinati criteri, a queste imprese che le tasse per quest'anno, diciamo, non le pagano? Per esempio, sarebbe ben più concreto che non dire ti rinvio le tasse. Cosa mi rinvii le tasse? Cosa mi cambia a me tra due mesi, tra tre mesi, tra quattro mesi? Non sto guadagnando e non sto lavorando da tre mesi e chissà per quanto tempo ancora mi tocca non lavorare. Quindi deve essere preciso il governo. Tutto dipende dal governo, non dall'opposizione. È il governo che, se lavora bene, le opposizioni possono dire e fare, e Salvini può dire e fare quello che vuole, se governa bene. Se governano bene, cosa fa? Se governano male, a settembre è un casino inenarrabile e ritornerà fuori Salvini di rimando necessariamente, chissà in quali forme, chissà come. Il problema, la palla è tutta nel governo. Il governo deve essere concreto, altro che moltiplicare le task force. C'è ogni ministero che ha la tua task force. Devi decidere rapidamente. Anche adesso, questi famoso 25.000 euro, sopra i 25.000 euro, se chiedi 30.000 euro, devi passare dalla SACE, la banca manda alla SACE, la SACE fa i suoi istruttori, rimanda alla banca. Gli importi più esattamente alti, no? L'opposto di quello che hanno fatto in Svizzera, in Germania, in Francia, l'opposto. Bisogna decidere, governo, decidere rapidamente, bypassando tutte le burocrazie e i ministerialismi di questo mondo. Ecco, Beppe Severnini, è questo anche, no? La grande critica che arriva dal mondo produttivo. Cacciari citava artigiani, piccole e medie imprese. Pensiamo tutto il settore del turismo, i ristoratori, gli albergatori. Cioè, l'Italia, diciamo, vive, se non proprio solo di turismo, ma incide moltissimo sulla nostra. 14% del PIL. Ecco, quindi incide moltissimo sulla nostra economia. Ma a questo governo si sta chiedendo troppo, o questo governo ha un deficit di capacità di decisione e di azione? Perché è vero che in altri paesi, per esempio, sulla liquidità, sui soldi, i soldi sono già arrivati là dove c'erano settori di crisi. Io avrei messo i soldi direttamente sul conto corrente dei piccoli imprenditori per aiutarli, come è stato fatto in altri paesi. Invece, perché andare in banca è anche umiliante. E io sono certo, un istituto importante italiano, io ho parlato con un direttore di filiale che non mi ha fatto vedere i documenti, mi ha detto che gli sono arrivate 16 pagine di istruzioni per concedere o no questi mutui. Quindi, bravo. Uno va là in queste condizioni anche psicologiche e non puoi trattarlo così. Allora, questo è fondamentale. Per adesso, io ripeto, davanti, nonostante gli errori, le incertezze, gli annunci, gli italiani stanno dietro al governo come pochi altri paesi stanno dietro al loro governo. C'è un sondaggio di stasera, ho visto che è oltre il 70%, sì. In Giappone è al 30% l'appoggio. Sì. Allora, non... In Giappone, in Italia siamo al 70%, quindi adesso è veramente o la va o la spacca anche per il governo, e il rischio è cadere su queste cose. Io fossi Conte, con l'aiuto della task force di Colau, di chi vuole, dei suoi ministeri, ci sono anche i ministri in gamba, dire: d'accordo, ditemi quando arrivano questi soldi a queste persone. Le aperture, è vero. Però, questo devo dire a Cacciari, mi sembra che un po' di date sui giornali almeno stanno uscendo. Il 4 maggio cominciano questi, l'11 maggio arrivano i parrucchieri, eccetera, il 18 i ristoranti con queste condizioni. Ecco, prima però di lasciare fare tutte queste anticipazioni, che noi dobbiamo fare, il nostro mestiere, ci mancherebbe, però il governo per una volta dica chiaramente, in maniera chiara, guardate, se le cose non cambiano, noi... pensiamo di fare così. Ecco, Annalisa Cuzzocrea, questa
questo appello a una maggiore chiarezza, a maggiori dettagli, a decisioni più nette, più chiare sulla fase 2, perché di questo stiamo discutendo ormai da tanti giorni. Il governo perché non è in grado di dare risposte certe? Ci sta lavorando, Lilli. Oggi il Presidente del Consiglio è rimasto riunito con i suoi ministri, ha sentito la task force Colao, sta lavorando esattamente su questo. Perché non riesce? Perché mobilitare tante persone, milioni di persone, all'improvviso, dopo averle tenute chiuse, significa fare una rivoluzione in questo momento nel sistema, e quindi significa rischiare che tutti quei valori su cui hai lavorato per riportare l'indice R0 basso ti saltino. Allora, possiamo permettercelo? Dove possiamo permettercelo? Loro stanno cercando di capire questo e hanno deciso per la gradualità, come diceva prima Beppe Severgnini, non riaprirà niente il 27 aprile, nonostante la pressione di Confindustria, nonostante anche il Ministero dello Sviluppo lo avesse chiesto e la stessa Commissione Colao avesse chiesto che qualcosa potesse ripartire già il 27 aprile. Non ci saranno codici Ateco sbloccati, forse ci saranno delle singole fabbriche che saranno messe in sicurezza e ripartiranno, ma non ci sarà uno sblocco dal 27, ci sarà dal 4, due settimane, si vede come reggono i trasporti con i lavoratori che si muovono, e quindi non tutte le altre persone, chi va nei negozi, chi va dal parrucchiere, solo i parrucchieri, solo i lavoratori. E poi a quel punto, se reggono, si va avanti. È un percorso molto duro, molto cauto. Io condivido le preoccupazioni di Cacciari per l'economia, però è tutto, intrecciato con quello che dice il Ministero della Salute sulla capacità degli ospedali di reggere, del sistema di fare i tamponi, di Arcuri di procurare le mascherine. Stiamo andando lentamente, è vero, hanno fatto una gara per le mascherine, ma è possibile che almeno le mascherine non c'è qualcuno che le può comprare direttamente? C'è una gara per le mascherine. Ma questo molte regioni lo stanno facendo. E cosa c'entra Colau? Mettono insieme le task force e fanno le gare per comprare le mascherine. Senta Cacciari, una delle ipotesi che sono allo studio per la fase 2 è che per gli over 60-70 anni il lockdown, la chiusura dentro casa, continui. Lei pensa che sia una buona idea? È un'idea barbara, semplicemente. Mi faranno una visita, stabiliranno che sono malato e mi metteranno a casa in ospedale. Ma vogliamo scherzare? Beh, di una incostituzionalità, di una illegittimità, non so che il pazzo ubriaco a cui gli è potuto venire in mente un'idea del genere. È neanche ricevibile, ma è talmente evidente, no? Beh, no, lei sa qual è il pensiero. Se ho 40 anni, 30 o 90 e sto male, stavo a casa, chiaramente. No, ma se uno sta bene sta a casa, ma sono matti, ma cosa gli venga in mente queste cose? Lasciamole perdere, per carità di Dio. Scusa Beppe Severini, ci sono in realtà non solo delle riflessioni ma anche dei dati dietro a questa possibile eventuale decisione? Beh sì, io li ho letti, mi sembra che tra i 50 e i 60 la mortalità è intorno al 2%, adesso dico memoria, tra 60 e 70 sale al 9% e poi sale molto tra 70 e 80, quindi sinceramente non credo che una decisione del genere sia incostituzionale, perché verrebbe motivata, non mi sembra però francamente una buona idea. Certamente 60, non lo dico perché ho 63 anni, mi sembra che con i sessantenni che vedo in giro, anche perché siamo un paese relativamente anziano, sui 60 Conte ha già detto dovunque, di no, pare. Quindi... Ma è una follia, ma non stiamo neanche dopo i 70 io una stupidaggine simile. Ma non capisco. Ma in realtà chiaro, la gente dovrà visitare, cioè obblighi le persone sopra una certa età a fare una visita. Se stanno male, stanno bene. Ho detto anch'io che non mi sembra una buona idea, però non credo che sia incostituzionale né barbaro. Non è una buona idea, io non lo farei. Ecco, Annalisa Cuzzocrea. Siamo pazzi. Altro che incostituzionale, scusi.
Lei tiene agli arresti domiciliari una persona a prescindere? Allora, aspetti che chiediamo... Che sta male, la cureranno. Chiediamo a Annalisa Cuzzocrea se intanto... No, è sicuro che era o è ancora in discussione questa misura. Che possibilità ci sono che passi? Ed è vero che c'è stato su questo punto un conflitto tra il Premier Conte e il presidente di questa task force presieduta da Colao? A me non risulta un conflitto con Colao su questo, ne ho letto, non mi risulta, perché quell'idea stava dentro un documento che io ho visto del Comitato Tecnico Scientifico fatto insieme all'INAIL, che classifica i lavori in base alla loro pericolosità e quindi dice che cosa è pericoloso, quale lavoro è più pericoloso, si è più esposti al Covid e quale no. E in questo documento c'era una raccomandazione, c'era, si potrebbe pensare di esonerare dal lavoro le persone più a rischio, e quindi si parlava di persone con determinate patologie, penso al diabete, all'ipertensione, o le persone anziane. Era un'idea del Comitato Tecnico Scientifico che è finita nel documento consegnato da Colao a Conte e che era da sottoporre al Consiglio dei Ministri, che mi sembra l'abbia rifiutata, anche perché fare una regola unica non ha molto senso, nel senso che c'è il sessantenne che va in un posto di lavoro abbastanza sicuro, 65enne, magari con uno studio grande, e c'è chi invece deve stare a una catena di montaggio con accanto una persona non abbastanza distanziata, insomma. Quindi era fare una regola unica di una cosa del genere mi sembra non abbia molto senso, e credo se ne sia reso conto anche il governo. Senta, professor Cacciari, adesso così non c'è purtroppo niente da ridere, ma così per avvicinarsi... No, aspetti, le volevo fare una domanda sul presidente americano Trump, no? Perché è chiaro che in tutto il mondo chi deve prendere decisioni politiche per l'opinione pubblica che... coinvolgono milioni e milioni di cittadini, la situazione è molto molto complicata. C'è chi la gestisce meglio, chi la gestisce peggio. Se vediamo a quell'ultimo guaio che ha combinato il presidente americano Trump, non so se ha visto, suggerito, si è chiesto in una conferenza stampa se iniettare un disinfettante non potesse essere un buono strumento contro il coronavirus. Questo l'ha detto tra lo sconcerto della comunità scientifica. Allora glielo hanno detto chiaramente dopo la conferenza stampa, e lui ha prima dato la colpa ai mezzi di informazione e poi poco fa ha detto che no, era una battuta sarcastica. Ora, come vede, insomma, c'è chi vi è messo anche molto male, perché se una popolazione deve pensare di essere nelle mani di un commander in chief, di un comandante in capo, così, che dice delle sciocchezze di questo genere, ma perché le dice Trump, secondo lei? Perché una parte dell'elettorato, su una parte dell'elettorato ha un appeal? Sì, è stato eletto Presidente degli Stati Uniti e minaccia di esserlo di nuovo, quindi una P deve averlo. Ma è una cultura politica che va per la maggiore. Rendiamocene conto, perché sennò veramente perdiamo il senso della misura, come quando diciamo che siamo in guerra e paragoniamo questa situazione alla Terza Guerra Mondiale, alla Seconda Guerra Mondiale. Cioè, cerchiamo di tenere delle giuste misure. E la giusta misura è che una certa concezione di democrazia liberale, di una democrazia non autoritaria, non populistica, eccetera, è minoritaria. È minoritaria. I grandi imperi russi e cinesi non hanno niente a che fare con la nostra idea di democrazia, mi pare, no? E personaggi come Trump o come all'interno della comunità europea, l'ungherese, eccetera, eccetera, testimoniano una tendenza culturale profonda. Dobbiamo svegliarci, finirla di pensare che come 20-30 anni fa, che fossero le meravigliose sorti progressive delle nostre idee, diverse magari, ma tutto sommato con un forte denominatore comune, democratici, dove sono i parlamenti, le assemblee, le discussioni. No. Decidere, fare presto, decidere, ma che, e non perché c'è il virus, ma in generale. Allora, questo è il discorso. E quindi il capo, e questa, ma
E questa epidemia, scusi, questa epidemia certamente nell'opinione pubblica promuoverà, rafforzerà questa tendenza. Non illudiamoci, verrà rafforzata questa tendenza. Questa tendenza che concede tutti i poteri all'esecutivo verrà rafforzata. Il 70% di favore per il governo c'è anche una componente di questo genere al suo interno. Bene il capo. Beppe Severini, sei d'accordo? E Trump perché dice delle assurdità simili? Entrare nella testa di Trump è più complicato che trovare il vaccino per il coronavirus, secondo me. Non solo, lui alla fine ha deciso per il lockdown in America e poi ha incoraggiato le manifestazioni contro il lockdown che aveva promosso lui in Michigan e altrove. Quindi è un film di Mel Brooks questa faccenda qua. Mi spiace per gli americani. Tenete presente però che l'America è un grande paese, i soldi e i centri di ricerca che stanno lavorando sul vaccino, vedrete se poi alla fine non lo troveranno negli Stati Uniti. Quindi ci sono stati come lo stato di Washington, dove sta Seattle, che fanno assolutamente per conto proprio, e tanti altri. E quindi c'è un Fossi o Fauci che è una persona molto seria. Quindi per fortuna intorno a un presidente così. Ecco, una cosina veloce per il professor Cacciari. È vero, purtroppo, la tendenza è quella che lei ha descritto, però ricordiamo che in Europa teniamocela cara. Per adesso di Orban ce n'è uno, e il suo imitatore italiano, che tra l'altro non è cattivo come vuol far sembrare, non è al governo in questo momento. Quindi in Europa l'idea che la democrazia è liberale, di centrodestra, di centrosinistra, eccetera, funzioni, è un'idea maggioritaria, e l'abbiamo visto anche alle elezioni europee ultime. Quindi facciamoci la testa. Io non voglio diventare Trump, Cina, Russia, Ungheria. Speriamo che la pandemia non acceleri i processi distruttivi. Vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché come sapete domani è il 25 aprile, che non potremo festeggiare come sempre, magari andando in piazza. Ecco, questo non ci sarà, però per celebrare la fine del nazifascismo ci sono molti modi diversi di partecipare. Ce lo spiega Paolo Pagliaro. Poche secondi di pubblicità e poi il punto. Un anno fa Laura Gnocchi e Gad Lerner hanno iniziato a intervistare in tutta Italia le partigiane e i partigiani che sono ancora fra noi. Li hanno incontrati in numerosi alloggi popolari di periferia, talvolta ricoverati in case di riposo, più di rado in appartamenti borghesi. Quando l'epidemia di coronavirus ha paralizzato l'Italia nel marzo scorso, le interviste raccolte erano già più di 400. Ne è uscito un libro, Noi Partigiani, che Feltrinelli ha pubblicato in questi giorni e che si propone come il memoriale della resistenza italiana. Negli intervistati si coglie quello che gli autori chiamano il sesto senso del partigiano, capace di decifrare in anticipo certi segnali, capace dunque di percepire le energie velenose del fascismo oggi in circolazione, razzismo, antipolitica, retorica nazionalista. Domani è il 25 aprile, sono 75 anni dalla liberazione. Questa volta la manifestazione sarà particolarmente grande, sarà nazionale e sarà naturalmente online. C'è un sito con annessa pagina Facebook che si chiama 25aprile2020.it. E c'è l'adesione di un network di piattaforme digitali che comprende Repubblica, La Stampa, Radio Popolare, Il Manifesto, Avvenire, Comune di Torino e Consiglio Regionale del Piemonte. L'appuntamento è per domani alle 14.30. Tosca canterà l'inno di Mameli, quindi Lella Costa introdurrà i brevi interventi di Carla Nespolo, presidente dell'ANPI, Maria Elisa Cinciari Rodano, staffetta partigiana, e Sara Diena di Fridays for Future. Alle 3 migliaia di italiani canteranno insieme Bella Ciao. Poi la parola passerà ai numerosi personaggi dello spettacolo, dello sport, della cultura che hanno aderito. L'appello a festeggiare domani il Natale della nostra democrazia ha superato le 15.000 firme e ha quasi raggiunto il traguardo dei 300.000 euro la raccolta fondi destinata alla Caritas e alla Croce Rossa.
Siamo in chiusura, ringrazio i miei ospiti, grazie professor Cacciari, grazie Annalisa Cuzzocrea, grazie Beppe Severnini, grazie spettatrici e spettatori, di linea Diego Bianchi al suo Propaganda Live, che avrà tra gli ospiti Gigi Proietti, Enrico Letta e altri, quindi state con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8:30 e teniamo duro. Arrivederci.